Paolo Cassetti è il nostro punto di riferimento nazionale. Io devo ringraziarlo proprio di cuore, come faccio spesso, ma anche qui oggi, perché Paolo fa un lavoro enorme, enorme, di coordinamento, di collegamento, di elaborazione, di proposta e di attività concreta, rapporti col Parlamento, rapporti, insomma, è indispensabile, è il nostro caro Paolo, al quale cedo la parola e ti ringrazio di essere venuto da Roma per questa nostra incontro. Io ringrazio voi invece perché non è facile andare a un dibattito dove c'è un livello così alto, secondo me, dei contenuti, degli interventi. Merito a tutti coloro che sono intervenuti, perché veramente credo che oggi sia stata fatta appunto una discussione veramente importante. È evidente che il merito maggiore è a chi ha saputo scegliere bene anche i vari relatori, quindi anche il dato per l'acqua e anche all'impostazione che è stata data a questo dibattito. E quindi veramente complimenti, perché appunto avendo questo ruolo di coordinamento e quindi relazionandomi un po' con tutte le realtà e i comitati attivi, difficilmente io ho incontrato appunto iniziative e dibattiti così interessanti, che dimostrano che è un percorso quello fatto dal Comitato, ma diciamo avendo avuto la capacità di tessere delle relazioni che oggi mi sembra che siano emerse con forza, che c'è stato un lavoro di approfondimento enorme, e che quindi sia, secondo me, un passaggio molto importante in questo percorso, e almeno credo dal punto di vista del Comitato, poi non so quanto anche diciamo, sia totalmente condiviso, però sia un passaggio molto importante in prospettiva di un'eventuale pubblicizzazione, cioè come a dire, appunto provare a creare quelle condizioni per cui il passaggio della ripubblicizzazione, quindi una reale gestione pubblica del servizio idrico, che noi abbiamo sempre definito come condizione necessaria ma non sufficiente, proprio perché l'insufficienza derivava dal fatto che era necessaria anche una gestione partecipativa, e credo che un po' il dialogo e il confronto che si è sviluppato oggi vada a riempire proprio diciamo, questo gap, che è il gap diciamo, che dà il valore aggiunto anche alla nostra proposta, altrimenti il rischio, ed è quello che un po' mi sembra sia stato un po' il filo conduttore anche dei tanti interventi, è che il ritorno mera ad una gestione pubblica nelle condizioni attuali della cultura politica amministrativa sia effettivamente un salto nel passato, come tanti ci accusano di fare, ma in realtà invece quello che magari siamo riusciti a mettere in pratica poco, a meno di oggi, che invece credo che sia una pratica reale, è il fatto di voler costruire un nuovo modello di pubblico, avere questa ambizione, non l'arroganza, perché credo che nessuno di noi abbia diciamo, delle idee precostituite rispetto appunto a un modello di pubblico partecipato, ma l'ambizione sì di dire di andare oltre a quello che abbiamo conosciuto nel passato come pubblico, che comunque era per certi versi comunque distante da alcuni bisogni delle comunità locali, soprattutto nell'affidamento e nella percezione che ha assunto diciamo, forse negli ultimi 20 anni dello scorso secolo, e che quindi appunto si debba ricostruire un modo di gestire alcuni beni e alcuni servizi che sono fondamentali, che sono appunto la concretizzazione di alcuni diritti.
E questo appunto, ripeto, onore al merito, perché credo che oggi si sia fatto un passaggio molto importante in questa direzione. Un'altra questione che mi sembra importante riprendere è il fatto che noi, sin dalla nascita sostanzialmente del Movimento per l'Acqua, ci siamo detti appunto che il nostro percorso avrebbe dovuto avere sostanzialmente tre gambe, per semplificare: cittadini attivi e quello, diciamo, magari a periodi con la fisiologia naturale dei movimenti sociali, un certo coinvolgimento siamo riusciti a crearlo nei confronti della cittadinanza. La seconda gamba erano gli amministratori, e mi sembra che oggi ci sia stata appunto una buona rappresentanza. Comunque, chi è intervenuto innanzitutto con cognizione di causa, io devo dire, è raro avere, diciamo, amministratori locali che hanno una cognizione di causa senza supponenza, ma vale a quella dei comitati, perché tante volte sembra di parlare, non so, con dei giornalisti che si approcciano al tema per la prima volta e che devono capire in che mondo viviamo rispetto alla gestione dell'acqua. Invece mi sembra che, oltre alla competenza, ci sia, cioè, è evidente che ci si sia fatto un ragionamento approfondito, che si abbia la sensibilità e l'attenzione ad aver capito che questo è un tema fondamentale, non perché l'acqua è un bene primario, ma perché anche, diciamo, è paradigmatico rispetto al proprio ruolo e alla propria funzione. E poi la terza gamba, che è, diciamo, appunto quella della partecipazione al percorso anche dei lavoratori, e credo che su questo noi l'abbiamo sempre annunciato, ma abbiamo avuto grandissima difficoltà. Luciano se lo ricorda quando appunto, oltre 10 anni fa, ci ponevamo questa questione, e lui era molto più interno al movimento, e devo dire che forse è stato, diciamo, un po' l'elemento mancante, o comunque, diciamo, lo scoglio contro cui abbiamo battuto la testa più pesantemente e facendoci un po' più male. Perché? Perché non siamo riusciti mai a costruire un'interlocuzione, un confronto e un percorso condiviso con i lavoratori. Non dico con le organizzazioni sindacali, perché, diciamo, almeno a livello nazionale in alcuni momenti c'è stata invece una forte sinergia, ma proprio quello che veniva detto, cioè, nel senso, non avere contezza di quello che si pensa all'interno del mondo del lavoro, all'interno delle aziende che noi ci proponiamo di trasformare radicalmente. E questo credo che sia un gap per noi fondamentale, che in parte oggi è stato colmato. Io ho sentito degli interventi che alla stessa strega degli amministratori non mi era mai capitato di sentire da parte di lavoratori o anche di rappresentanti di organizzazioni sindacali, per la sensibilità, la competenza e l'attenzione. E quindi questo mi rincuora, perché finora era stato, diciamo, un punto sempre di frustrazione rispetto alla nostra volontà e alla nostra attività. Un'altra questione, diciamo, che mi ha stimolato tutto questo dibattito è stata anche una forte rabbia, devo dire, non nei confronti di chi è intervenuto, ma nei confronti della perversione del dibattito che si è sviluppato soprattutto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, a partire dall'esame della legge per l'acqua pubblica in Parlamento.
perché oggi mi sembra che sia stato, non volendo quell'obiettivo, però mi sembra che sia stata smentita categoricamente quello che è un nuovo mantra che viene utilizzato dalle controparti, quindi dall'associazione dei gestori da Open Italia e dai loro diciamo fidi e remunerati consulenti tecnici, il fatto che quella riforma, la legge dell'acqua pubblica, annienterebbe e cancellerebbe la gestione industriale che faticosamente, a partire dalla legge Galli, loro sostanzialmente, i fautori non della legge Galli, perché quella è una legge che ha avuto anche grandi meriti, ma diciamo hanno faticosamente costruito, e che questo assetto, questo sistema di gestione è riuscita a raggiungere. Oggi mi sembra che sia da chi la vede, diciamo, dalla parte di proprietario totale o parziale che sia, quindi di amministratore, sia chi la vede dall'interno come lavoratore, sia noi come comitati che la analizziamo dall'esterno ponendoci l'obiettivo e la prospettiva della trasformazione, questa gestione industriale deambulante è, diciamo, un'utopia, e io dico ancor peggio un'ideologia che viene raccontata, perché sostanzialmente credo a questo punto che abbiano, diciamo, siano ormai a corto anche di argomenti per contrastare, diciamo, la nostra proposta. E anzi, mi viene da dire, appunto, come noi alcune volte abbiamo provato a dire, ma guardate che, cioè, come fate a sostenere che solo oggi si è arrivati ad avere una gestione industriale? Perché nessuno di noi credo che abbia un po' di condizioni di caos nel fatto che sia necessaria una gestione industriale del servizio idrico, e però appunto credo che noi siamo in grado di argomentare il fatto che questa industrialità, passata in termine così un po' forzato, sia l'attuale sistema di gestione che invece la mette realmente a rischio, per tutti i ragionamenti e le cose che sono state dette. E una questione credo fondamentale appunto sia anche proprio il passaggio storico da dopo 20 anni di privatizzazione a un processo di finanziarizzazione spinta, e quindi sposta proprio il livello in un altro ambito, in un altro settore, con altri obiettivi e con altri meccanismi. Ma ricordare il fatto che appunto oggi chi gestisce il servizio idrico, queste aziende, lo riescono a fare in maniera così profittevole perché hanno un patrimonio che gli è stato bene o male regalato grazie a una gestione industriale che in gran parte d'Italia è partita agli inizi del secolo scorso. L'universalità del servizio non è stata costruita dai soggetti privati tra fine 800 e inizio del 900, ma è stata necessaria, diciamo, un'opera di nazionalizzazione e municipalizzazione a inizio secolo scorso, proprio perché si era capito nel momento della grande urbanizzazione che un servizio del genere doveva essere garantito soprattutto nelle grandi città metropolitane, e quindi è stata proprio, diciamo, la ripubblicizzazione ad aver garantito quel processo industriale e che ha portato a far sì che tutti abbiano avuto servizi igienico-sanitari nelle proprie case. I più grandi acquedotti in Italia non sono stati costruiti da soggetti privati, a partire dall'acquedotto pugliese, per finire, io vengo da Roma, all'acquedotto del Peschiera, che è uno dei più grandi d'Italia e d'Europa, e che quindi mi si venga a dire che invece sono solo il fatto che ci sia stato l'intervento dei privati, diciamo, a me scatenano tra, cioè oggi era un po' questa la sensazione, vedendo appunto che si continua a insistere molto, molto su questo, appunto, che la,
la maggior criticità, al di là anche delle questioni economiche, è il fatto che si vuole distruggere quel tipo di caratteristica che ha assunto, grazie alla privatizzazione, la gestione del servizio idrico. E, io, diciamo, si potrebbe continuare, diciamo, a insistere sul fallimento dell'attuale sistema. Cito solo un dato che per me, diciamo, la dice lunga e che credo che sia in linea e in continuità con i ragionamenti che sono stati fatti rispetto agli appalti, rispetto agli investimenti. Ed è un dato che ha riportato l'allora sì, oggi ARERA, in un'audizione sull'emergenza idrica fatta in Commissione Ambiente nel 2017, e la stessa autorità nazionale sul sistema idrico, eccetera, eccetera, dice che rispetto agli investimenti che sono, diciamo, programmati, questi poi alla fine vengono utilizzati al 92% per interventi non programmati, solo l'8% per quelli programmati. Come a dire, cioè, si riparano i guasti, ma non si ammoderna la rete. È come a dire che io ho un bagno con un impianto idraulico ormai ultra decennale, come sono gran parte delle reti, che perde, diciamo, quasi dietro ogni mattonella, e io a un certo punto, nonostante abbia la capacità economica di rifare tutto l'impianto, continuo insistentemente a mettere una toppa, diciamo, su quei buchi. E a me questo credo che sia, diciamo, abbastanza emblematico rispetto al sistema che è stato creato, di cui ARERA ha grandissima responsabilità, essendo, diciamo, quella che governa poi tutto il sistema tariffario, che garantisce che si possa continuare in questa direzione. E per questo appunto credo che sia fondamentale, sia che a livello locale ovviamente vadano avanti processi come quello avviato qui a Torino sulla pubblicizzazione, e che però soprattutto anche a livello nazionale, in teoria, cioè, si dovrebbe riuscire ad arrivare a una legge di riforma della gestione. Ora, su questo vado a chiudere, perché non vorrei deludere, diciamo, le speranze di qualcuno che ancora crede che la legge sia approvabile, ma forse da un osservatorio più vicino, stando a Roma e avendo, diciamo, avuto la possibilità di svolgere diversi incontri in questi ultimi mesi, io devo dire che, salvo miracoli, diciamo, che portano a resuscitare la legge è stata ammazzata, e sappiamo chi sono, diciamo, gli assassini. Sono sostanzialmente tre gruppi parlamentari, tre forze politiche, note storicamente per avere posizioni a favore della privatizzazione, a partire dal Partito Democratico, passando per Forza Italia e per finire alla Lega, quindi trasversale tra maggioranza e opposizione. Il quarto, che, diciamo, non ha alzato le mani, non ha dato coltellate, ma è stata a guardare e si è, diciamo così, ben guardato dal soccorrere chi stava soccombendo, ovvero la legge, è il Movimento 5 Stelle. Perché ad oggi non c'è stato un segnale neanche da chi, diciamo, si è preso l'intestazione di quella legge, di una forte volontà di portarla fino in fondo. Sfido chiunque di voi a riconoscere nella recentissima campagna elettorale per le europee qualche dichiarazione di qualcuno dei più elevati esponenti di quel partito che ha provato a mettere al centro del
dibattito, il tema dell'acqua pubblica e di una legge che andava in quella direzione. Quindi questo è per dire che attenzione, che santo miracolo, io non sono vedente, ma diciamo lavoriamo perché questo miracolo avvenga, pensiamo che ci venga in aiuto il livello nazionale parlamentare, perché credo che diciamo ormai il destino sia segnato e che abbiamo diciamo ahimè tanti segnali che vanno meno di vanno in questa direzione. Ciò non toglie che veramente noi faremo e continueremo a fare il nostro lavoro di mobilitazione, di attivazione, di informazione e sensibilizzazione perché si realizzi il miracolo, e contemporaneamente però non faremo sconti a nessuno rispetto alla denuncia di chi si è reso colpevole di un delitto tanto grave. Grazie.